Per anni è stato esposto all'ingresso in modo tale che i condomini potessero ammirarlo in tutta la sua bellezza. Con il tempo però si è smarrito finendo su un terrazzo comune al secondo piano, venendo utilizzato addirittura come posacenere, per poi essere dimenticato. Da ieri però, dopo un restauro certosino, ha fatto ritorno nella sua collocazione originaria, cioè a fare da guardia alla hall principale. Si tratta del plastico originale del grattacielo dei Mille, un modellino tridimensionale risalente al 1965, restaurato grazie al prezioso contributo di alcuni residenti. Presente all'inaugurazione, oltre a numerosi condomini emozionati, anche l'architetto Mario Cattozzo, che assieme all'ingegnere Salvatore Ligresti progettò l'edificio. Avevamo una volumetria da sfruttare, no? La parte migliore del complesso è il parco, quindi inutile che stavo a costruire 10 piani lì e 10 piani qua, li ho concentrati il più possibile da questa parte dove si vedeva una vista meravigliosa. Comunque complimenti, questo è stato fatto molto bene. Mi sono venuti i brividi perché ricordare i tempi storici di quando mio papà progettava insieme poi all'architetto Cattozzo un grattacielo del genere in questa bellissima città che è Piacenza, essere qua per me è comunque un onore e sono molto onorato di questo. Il plastico, alto 82 cm e in scala 1 a 100, è stato restaurato dal tecnico Lorenzo Lertua. Il plastico era un po' rovinato e me l'hanno consegnato prima del lockdown, quindi è stato anche un'occasione per lavorare durante questo periodo di pausa. In 2 mesi l'ho ristrutturato con materiale che avevo in negozio. È un simbolo di tutti i condomini perché è sempre stato posizionato tra le due porte d'ingresso per anni. Poi si è perso nelle varie stanze del grattacielo fino al suo ritrovamento e per fortuna al suo restauro.